Ben ritrovati, buona giornata da parte di Cristiana Mastacchi. Un saluto a Elena Lorenzini, psicoterapeuta. Oggi parliamo di outfit. Sì, in particolare parliamo delle cravatte, no? E diciamo quindi questo accessorio maschile e quindi diciamo legato allo stato d'animo, cioè hanno visto che in base a come viene fatto il nodo della cravatta, che tipo di scelta viene utilizzata appunto nel fare, nel scegliere la cravatta, è legata ad uno stato d'animo o comunque a un tipo di personalità. Allora, vediamo se vi riconoscete voi uomini o voi donne, riuscite a capire chi avete accanto o chi avevate accanto. Uomini che fanno nodi piccoli e lenti vuol dire che sono più creativi e spirituali. Vabbè, di solito è anche un po', no, il portare la cravatta un po' slacciata, meno stretta, è anche un modo per dimostrare di essere fuori dagli schemi. Invece, chi fa nodi grandi, stretti e strutturati ha un profilo più maturalista e autoritario. Il nodo morbido, piccolo o grande che sia, è inoltre considerato simbolo di sensibilità e apertura nei confronti degli altri. E quello dei nostri nonni che quando andavano a una cerimonia poi si sbottonavano il bottone e lasciavano allargare la cravatta perché non ne potevano più. Avevano voglia di libertà. Ora mi viene in mente anche il papione, esempio, chiaramente chi indossa il papione invece sarà un animo creativo e fuori dagli schemi, anche quello, no? Mi viene in mente. Però sicuramente la cosa che poi a noi ci interessa è che questo indica che tutte le volte che noi ci vestiamo, sia nei colori, no? Che scegliamo, sia negli accessori, va di pari passo, è indice, diciamo, del nostro stato d'animo. Quindi, ad esempio, al contrario di quello che si pensa, quando una persona è triste, tende a portare, ad esempio, di colori tipo il giallo o colori molto brillanti, no? Quindi, diciamo, non sempre il nero è legato alla tristezza, no? Che poi è anche in tendenza di moda. C'è stato un periodo in cui le persone si vestivano sempre tutto di nero o di grigio, no? Però ecco, noi scegliamo il nostro abito, i nostri accessori in base al nostro stato d'animo. Quindi diciamo, se la scelta, se voi scegliete colori brillanti, non è detto che lo facciate perché siete tristi, diciamo, e allegri, molto probabilmente perché siete invece di un umore un pochino più basso e quindi cercate di risollevarvi con i colori dei vostri outfit. Allora io in estate devo essere proprio tristissima, non me ne ero accorta, perché mi piace vestirmi colorata, cosa che invece in inverno reputo meno elegante, diciamo così, meno adatta alla mia persona. Vestirsi di giallo d'inverno è a volte osa, no? Poi sbatte con il viso. Qui però entriamo in un altro campo, che non è quello della psicologia. Certo è, Elena, e così concludiamo, che è vero che sulla base di come ci vestiamo, qualche segno della nostra personalità lo diamo. Sicuramente, quindi diciamo anche ad esempio quando ci sentiamo sicuri nei nostri abiti, anzi ci sentiamo più sicuri noi e quindi sicuri nei nostri abiti, no? Se io metto un abito e non è il mio per foggia, per colore, ovviamente mi sentirò più impacciata. Quindi bisogna sentirsi nei nostri abiti in modo comodo, cioè più ci sentiamo comodi in quello che indossiamo, nei colori, nella scelta, in generale anche nella vita, e più saremo autentici e liberi. Ciao, alla prossima! Ciao!